buona domenica a tutti voi. Siamo ritornati nella nostra postazione qui in Fuori Programma con me, come sempre, Don Pasquale Pio. Ben trovato, buona domenica. Buona domenica a te, buona domenica a tutti e buona ripresa di attività. Siamo finalmente tornati È vero, alla carica. è vero. Volenti o no, insomma, questo è. Si ritorna alla quotidianità, meno Esatto. male. Anche se, diciamo, ancora, siamo ancora nel tempo di Natale. Oggi ricordiamo il Concludiamo. battesimo di Gesù. Oggi concludiamo il bel periodo natalizio, che è un po' più breve rispetto a quello pasquale, però è altrettanto denso di significato. Adesso concludiamo quella bella parabola delle festività natalizie con il battesimo di Gesù, questo nuovo inizio, della vita del Signore. Inizia il suo ministero ufficialmente, la sua predicazione a servizio del regno, al cui servizio siamo anche noi, come battezzati, appunto. È vero, però oggi termina anche la serie di manifestazioni del Signore, no? Il 25 si è manifestato ai poveri, il 6 gennaio alle genti e oggi sulle rive del Giordano si manifesta al popolo di Israele. Il Signore si fa vedere proprio a tutti, senza esclusione di colpi. Ci vuole veramente tanto per non vederlo, per non sentirne la presenza, per non percepirne l'odore, no? Bisogna avere veramente gli occhi chiusi. Il Signore invece, a partire proprio da domenica, ci apre gli occhi, tant'è che, per esempio nel Vangelo, i miracoli che riguardano, l'apertura degli occhi dei ciechi sono tantissimi e sono tra quelli più significativi. È questa l'opera della fede, toccare per vedere quello che fa Gesù nei nostri confronti. E chi è cieco ancora oggi? Forse vuole restare cieco, forse. Queste sono le pillole di saggezza del nostro Don Pasquale. Allora, perché siete ancora qui? Perché continuate a seguire Fuori Programma? Noi abbiamo tantissimi riscontri. Don Pasquale, tu perché continui a venire qui con noi, insomma, da noi a farci compagnia? Beh, è un ministero, è un Anche ministero, questo. è un servizio. È un servizio che ho accolto con tanto piacere, quindi continuo fino a quando il Signore provvederà diversamente. Tu non sai la nostra gioia ad Anche la mia, anche la mia. averti qua con noi. Siamo veramente graziati, tra virgolette, fortunati ad averti in Fuori Programma. E questa domanda se l'è posta anche Paolo Pugni. In realtà siamo noi che abbiamo preso spunto dalla sua domanda, perché poi, come sempre, i suoi caffè ci fanno riflettere, invitano insomma alla riflessione. Alcuni temi, alcuni approfondimenti li facciamo proprio grazie a lui. Vogliamo ascoltarlo? Ascoltiamo. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Perché siete ancora qui oggi con me a vedere questo ennesimo caffè? Perché continuate a guardare il caffè? Non ho certo le visualizzazioni di Montemagno, ma comunque un bel numero di persone con una certa coerenza, con una certa continuità, rimane affezionata a questi caffè. E allora mi chiedevo come mai, che cosa sta accadendo? Come mai dopo 1560 caffè circa ho ancora delle persone che sono qui? Non dico tutti i giorni, ma quasi sono qui a vedere i miei caffè. Che cosa siete venuti a vedere? Un video spezzato dal vento? Beh, forse no, forse semplicemente abbiamo tutti il desiderio di continuare a dialogare, perché questo è un dialogo, non è un monologo, ho la pretesa che sia questo. Non è una riflessione, non è un'omelia, non è una lezione, è una riflessione fatta a voce alta che si alimenta dai vostri commenti, si alimenta anche semplicemente dalle vostre, dai vostri apprezzamenti, dal pollice alto, dal like, intendevo dire. Comunque qualcosa che dà sostanza alle mie riflessioni perché arriva da voi, dalla vita che vedo intorno a me, ma che poi arriva anche da voi. Io credo che questo sia dialogare, una delle forme del dialogo, evidentemente non l'unica, sia il modo attraverso il quale si può, anche a distanza, sfruttando la tecnologia nel modo migliore possibile, tessere un dialogo che ci rende migliori. Tutti, perché ognuno si alimenta da quello che gli altri hanno l'occasione di dire. Qualcuno ci ha anche provato, sto pensando a Chiara con le passeggiate, sono io, ahimè, colpevole di non aver risposto soprattutto agli ultimi video. Qualcun altro come Vincenzo mi ha mandato anche lui un messaggio, ma nel tempo quello che si è creato è un modo di stare assieme, per cui poi incontri le persone che fanno riferimento ai tuoi caffè, così come se tutte le mattine ci trovassimo seduti al tavolino insieme a bere qualcosa. E perché in fin dei conti abbiamo tutti bisogno di un momento di sosta, di riflessione, un momento nel quale ci fermiamo insieme, magari insieme a qualche amico,
o chi reputiamo tale, per poter insieme ragionare su quello che sta capitando, perché la velocità oramai è diventata tale che non c'è più neanche il momento del bar, dove magari si facevano quattro chiacchiere così in libertà, ma dove alla fine ti portavi a casa qualcosa, se non altro la costruzione anche di un'amicizia maggiore, un'amicizia più profonda, un'amicizia che restava poi nel tempo, cantata dalle canzoni. Sto pensando al Cerutti, tanto per farne una come esempio. E allora grazie, grazie, continuiamo insieme a bere questi caffè, continuiamo insieme questa avventura, questo viaggio, finché ce ne sarà senso, finché ce ne sarà la voglia, finché troveremo comunque un valore per tutti da questo. Ecco qua, insomma, ci ha dato anche oggi uno spunto per riflettere. Insomma, è vero, Don Pasquale, come dice Paolo, ci si alimenta, si cresce con i pensieri degli altri, no? Con la gente che incontriamo, si scambiano due parole, a volte nei bar, forse un po' sì, vecchia come moda. Ci riporta un po' alla nostra natura di relazione. Noi siamo figli di una relazione e siamo relazione noi stessi, no? Il giorno di Natale abbiamo letto il bellissimo prologo del Vangelo di Giovanni. Lì c'è una comunicazione di un verbo, di una parola, che è così parola, è così comunicazione da diventare persona. E quindi noi dovremmo riscoprire, anche grazie a questi brevi ma intensi minuti di relax fisico, spirituale, il nostro essere chiamati alla comunicazione, allo scambio, all'interfacciarci continuamente con le persone, con le situazioni, con le cose, con la realtà, che comunque possono darci qualcosa. Possono darci qualcosa nella misura in cui siamo aperti a riceverla. Che bello. E mi dicevi anche durante il caffè, mentre sorseggiavamo il caffè di Paolo Pugni, che c'è un vescovo che ha dedicato al caffè una anche bella la sua lettera pastorale. Il vescovo di Pinerolo, Monsignor Oliverio, sì. Mm-hmm. Quindi magari vuoi un caffè? Vuoi un caffè? Magari ne parleremo qualche volta. Magari lo contattiamo anche, se ci riusciamo. Sì. Benissimo, insomma, questo è. Poi se volete andare alla ricerca dei caffè di Paolo, paolopugni.it, lì veramente ce ne sono tantissimi, è arrivato a superare 1500 caffè, pensa, insomma. Detto ce 1560, n'è. Se non mi sbaglio. Vabbè, io vado sempre sommariamente, Don Pasquale è più preciso. Allora, poiché è ancora tempo di Natale, si è rinnovata anche quest'anno la tradizione del grande presepe della famiglia Crucitti in Calabria. L'abbiamo presentato anche l'anno scorso ed eravamo ad Alba, perché oggi è anche l'anniversario di Padre Ordinazione episcopale. Moscone, sì, di ordinazione episcopale, e in questo servizio vediamo l'allestimento dell'opera che si potrà visitare fino a fine mese. Poi ci ritroviamo subito dopo gli spot. In questo 2020 raggiunge il rispettabile traguardo dei 65 anni la tradizione del professor Rocco Crucitti, oggi portata avanti insieme ai suoi figli, di realizzare la rappresentazione del mistero della nascita di Gesù nella loro Varapodio, in provincia di Reggio Calabria. L'iniziativa infatti risale al lontano 1955, ma di recente si è strutturata con la costituzione dell'associazione culturale che porta il loro cognome, operativa dal 2011, che realizza presepi e mini presepi elettromeccanizzati di varia natura su richiesta. Ma l'attività principale resta la realizzazione del grande presepe da esposizione. Per mesi i Crucitti progettano e realizzano fedelmente, nel rispetto della nostra tradizione cattolica, il loro capolavoro, tradizionale ed elettromeccanizzato in stile storico, che ogni anno si rinnova. Anche in quest'ultima versione l'ideazione e la realizzazione dell'opera d'arte sacra sono state frutto dell'ingegno dell'artista Nicola Rocco Crucitti, mentre suo padre Rocco ha coordinato le fasi operative che hanno coinvolto anche gli altri suoi figli, tra cui Carmelo, che sulla sedia a rotelle e usando la sola mano sinistra a causa di un grave ictus, da qualche anno continua a dare il suo valido contributo in questo modo. Così Carmelo non solo esprime il suo estro creativo, ma diviene un esempio per tutti, poiché con forza e coraggio infonde tanta fede e speranza che traspare dall'amore verso l'arte presepiale. La caratteristica principale dell'opera dei Crucitti è lo stile storico, secondo il racconto dei Vangeli.
La versione 2019-2020 è stata inaugurata il 16 dicembre ed è stata benedetta nel giorno di Natale dal parroco Don Gaudioso Mercuri, come hanno fatto sempre i suoi predecessori, alla presenza del sindaco Orlando Fazzolari e del presidente dell'Azione Cattolica Interparrocchiale Salvatore Fedele. E rimarrà aperto al pubblico fino al 31 gennaio prossimo, tutti i giorni, la mattina dalle ore 10.30 alle 12 ed il pomeriggio dalle 16.30 alle 20 a Varapodio in via San Nicola numero 10. L'ingresso è gratuito. Tanti gli effetti sonori, i giochi di luce, gli effetti speciali sapientemente accompagnati dalle musiche sacre che infondono emozioni e permettono di entrare nella magica atmosfera dell'incarnazione del Figlio di Dio. C'è l'alternanza del giorno e della notte. Al calar della sera si accendono le luci nelle case e nelle strade di Betlemme mentre si sente il pianto del divino bambinello e nel cielo compaiono la luna, le stelle, la stella cometa. Si odono i suoni, ci sono gli effetti della nevicata e della nebbia e si vedono gli uccelli che si muovono tra gli alberi. Ci sono i soldati romani, il mercato con le bancarelle, gli artigiani nelle loro botteghe, gli allevatori che mungono le mucche e poi fanno ricotte e formaggi, i macellai che uccidono il maiale, i pescivendoli che tagliano e vendono il pesce, i pescatori sulla riva del fiume, le donne che lavano i panni e quelle che, con le anfore e i loro figli, escono ad attingere l'acqua dalle fontane. I crucitti realizzano i loro presepi con amore e devozione, considerando la loro opera non un'arte, ma una preghiera in azione, secondo l'esempio di San Francesco d'Assisi, e in sintonia con la lettera apostolica di Papa Francesco Admirabile Signum, in cui si legge che il presepe suscita sempre stupore e meraviglia, e fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede.